Radio Radicale, siamo con il professor Stefano Ceccanti per ricordare la figura di un amico che conoscevamo tutti, David Sassoli. Allora, noi oggi abbiamo cercato un po' di raccogliere varie testimonianze tra gli amici che lo frequentavano di più e che comunque gli sono stati politicamente vicino. Allora, lei lo ha conosciuto molto, molto bene. E ci può raccontare una parte ancor meno conosciuta di tante altre che riguardano l'impegno di David Sassoli, che è quello della Lega Democratica. Nella seconda metà degli anni 70, che cosa succede dopo il referendum sul divorzio, dove parecchi cattolici si sono impegnati per il sì al referendum? Per il Per no. il no, scusi, per il no, scusi. Cioè, la posizione Sione, per, ufficiale della Chiesa era per per il il sì. sì. E i cattolici, molti cattolici di sinistra votarono no per mantenere la legge che era stata approvata nel 1970. Allora, qual è questo ricordo e come nasce questa esperienza poco conosciuta? Ecco, la Lega Democratica, che si rifaceva a un nome utilizzato dalla prima Democrazia Cristiana di Romolo Murri. Romolo Murri, che poi fu parlamentare radicale anche, e nacque dopo appunto il referendum del 74. I cattolici, che si erano schierati prevalentemente per il no, erano di due componenti: una più radicale, che faceva riferimento già ai partiti di sinistra, e una più moderata, che era invece più vicina alle correnti di sinistra della Democrazia Cristiana. Da questa seconda area sorse la Lega Democratica, che aveva come leader due figure storiche, anche molto diverse tra di loro: il sociologo Achille Ardigò, che era un discepolo di Dossetti, e invece il professor Pietro Scoppola, che era uno storico cattolico liberale che si era formato sulle idee di De Gasperi. Tutti questi si erano formati culturalmente nella vicinanza al pontificato di Paolo VI, al pontificato Montiniano, che infatti in qualche modo li protesse anche da possibili sanzioni ecclesiastiche rispetto al loro dissenso specifico sul referendum, perché loro pensavano a un ruolo limitato della legge, che la legge non dovesse ingerirsi, non dovesse pretendere un eccesso di moralità dai cittadini. Questa era l'impostazione che loro seguivano. Da lì nacque questa Lega Democratica, che durò fino al 1987. C'è anche un bel libro di Biondi che si trova su questa esperienza significativa. Loro erano i due leader storici. Il leader più giovane era Paolo Giuntella, che poi fu giornalista di TG1, anche quirinalista, e Paolo Giuntella era un grande educatore ed è stato il maestro politico di David Sassoli. C'era un gruppo della Lega Democratica di giovani particolarmente attivo a Roma, in cui si trovavano sia Giuntella sia David Sassoli. E questo tipo di impostazione alla Lega Democratica era politicamente abbastanza vicino alle correnti di sinistra della Democrazia Cristiana, però aveva un po' l'ambizione a superare le frontiere tra laici e cattolici, e anche a superare le frontiere tra le varie componenti riformatrici suddivise allora nei partiti della Prima Repubblica, a causa della Guerra Fredda. E quindi non a caso poi ritroviamo quasi tutti poi in prima fila nella costruzione del Partito Democratico, visto un po' come compimento successivo di questa esperienza. Che ricordi del clima di quegli anni in cui, diciamo, l'impegno politico nella Democrazia Cristiana si prestava, insomma, a parecchi conflitti, come sappiamo era la storia della Democrazia Cristiana nella seconda metà degli anni 70, dove dovevano essere fatte scelte Sì, particolarmente difficili? questi gruppi in realtà non assumevano come riferimento la Democrazia Cristiana, assumevano interlocuzioni con le sole correnti di sinistra della Democrazia Cristiana. Infatti Pietro Scoppola diceva sempre: un partito è uno strumento contingente. L'identità che viene dal cattolicesimo democratico è quella, non è un partito. I partiti poi vediamo come evolvono, cosa succede. Infatti, per esempio, Pietro Scoppola fu candidato nell'83 insieme a Ruffilli, che faceva anche lui parte della Lega Democratica, a Lipari, ma poi nel 1987 non si ricandidò perché pensò sostanzialmente che fosse irrecuperabile qualsiasi disegno di modifica interna alla Democrazia Cristiana. Infatti si spostò nell'impegno sulla riforma elettorale, riforma delle istituzioni, perché pensava che solo scardinando questi meccanismi fosse possibile costruire un nuovo sistema politico in cui si superassero i limiti che erano derivati dal sistema della Guerra Fredda. Sì. E in quel gruppo chi altri esponenti politici che noi oggi conosciamo oggi c'era?
Beh, diciamo, la Lega Democratica era un gruppo abbastanza diffuso anche sul territorio. Per esempio avevamo un gruppo a Pisa abbastanza significativo in cui c'era anche il giovane Enrico Letta, che è quello del 1966, di qualche anno dopo. Però se noi riprendiamo anche questo libro, vediamo che buona parte di coloro che si sono impegnati in prima fila nella costruzione del Partito Democratico provenienti dall'area cattolica provengono in larga parte da quell'esperienza. Per esempio anche Giorgio Tonini, che è stato presidente della commissione bilancio, viene da quella, perché in qualche modo era una posizione a cavallo tra le realtà più di chiesa, le realtà più partitiche, che dava un grande spazio di libertà. Infatti c'erano anche confronti piuttosto netti, per esempio sull'installazione degli euromissili la componente legata a Scoppola era favorevole, mentre invece Ardigò era più critico e negativo. E quindi era bello partecipare a questi incontri, anche perché si assistevano spesso a dei conflitti con rapporti umani molto positivi, ma era tutto piuttosto libero, anche non c'erano, diciamo, c'era una tendenza naturale a votare per le correnti sinistra e Democrazia Cristiana, però poi le scelte individuali erano molto diverse, dipendeva anche dal contesto territoriale. Ecco, una grande scuola di formazione. Allora, un po' come era la personalità di David Sassoli, lo scontro arrivava sempre fino a un certo punto, cioè si era molto veltroniani ante litteram nell'approccio. Sì, diciamo, lui seguiva molto Paolo Giuntella, e che per l'appunto, anche quando aveva posizioni radicali, era sempre un educatore. Quindi puntava a far uscire dalle persone il meglio di sé, per questo riuniva anche persone che su vari temi la pensavano anche diversamente. Quindi aveva questa concezione anche della capacità di dialogo, di interazione, di avere delle sue convinzioni ma anche di dialogo, che poi in fin dei conti è la grande impostazione montiniana e morotea. Ecco, ecco, questa fucina di giovani in cui è cresciuto politicamente e culturalmente David Sassoli, che aveva già una formazione solida da questo punto di vista, oggi facciamo sempre più fatica a trovarla. Perché? Perché comunque queste identità che si erano formate comunque nel contesto del primo sistema dei partiti, anche se puntavano a superarlo, non sono facili da trasmettere come cultura politica. Abbiamo avuto anche dei fenomeni di regressione nella Chiesa Cattolica negli scorsi decenni, che hanno puntato più su retorica di principi non negoziabili, risultati immediati, perdendo invece quel senso educativo di formazione sul lungo termine e di affidamento alla coscienza di ciascuno, che era stata la forza storica anche dell'impostazione montiniana. Senti, immaginavi che Sassoli avrebbe fatto questo tipo di carriera ai vertici delle istituzioni europee, ripensando alla sua formazione politica e soprattutto al modo con cui lui è stato nel Partito Democratico senza avere, diciamo, una cornice politica addosso? No, ecco, che riuscisse ad arrivare fino a quel livello, francamente io non lo pensavo. Perché anche lui non si è mai posto come una persona, appunto venendo da questo tipo di formazione, che sgomita per avere risultati. Devo dire che quando poi l'ho visto all'opera, soprattutto, io ci ho parlato in varie occasioni, quando lui riuscì a gestire la partita di far funzionare bene il Parlamento europeo durante la pandemia, che era strategico per il ruolo delle istituzioni più federali, Parlamento e Commissione. Con il voto a distanza. Con il voto a distanza, sono rimasto stupito della sua forte convinzione che si è imposto sulle strutture che anche lì erano contrarie. E d'altra parte si capisce anche la contrarietà, perché far funzionare un Parlamento con persone che votano da 27 paesi diversi, che deve gestire voti palesi, voti segreti e discussioni con gli interpreti che traducono. Certo. Tu puoi essere anche politicamente travolto da questa cosa. Sì, poteva anche non funzionare, questo è il punto. Lui invece ha rischiato, sapeva che Parlamento e Commissione dovevano assolutamente funzionare in quel periodo perché dovevano sbloccare una serie di decisioni, compreso con le Next Generation, è riuscito da presidente a fare una sorta di miracolo. Sì. Senti, una cosa, il suo nome sarebbe potuto uscire poteva uscire per l'elezione del Presidente della Repubblica? Perché a me mi è capitato che qualcuno mi facesse anche il suo nome.
diciamo, abbiamo Mattarella in uscita. Allora, se uno... Indipendentemente da quello che pensiamo. No, ma sto pensando, cioè, diciamo, Sassoli è, tra virgolette, un Mattarella giovane. Questo è, ma anche cui... il presidente, è stato il presidente del Parlamento europeo. Sì, ma se uno pensa a una figura di raccordo che possa prendere il meglio dell'ottimo che è venuto in questi 7 anni, avrebbe potuto anche essere una proposta, questo sì. Dopodiché siamo in una situazione talmente confusa che non so bene che cosa possa uscire da, certo, qua. Ecco. Però indubbiamente, diciamo, siccome c'è il giudizio positivo su Mattarella, nella logica scegliere un qualcuno che abbia le caratteristiche di cultura politica simile a Mattarella, più giovane, e che abbia avuto ovviamente uno standing italiano, europeo, internazionale, perché da questo non si può prescindere, poteva essere anche nella cosa. Bene, allora grazie a Stefano Ceccanti per questo ricordo bello su un aspetto che nessuno credo abbia potuto ricordare, e noi di questo ti ringraziamo. Grazie a Stefano Ceccanti.